di un governo sarebbe quello di bloccare il consumo di suolo, l'espansione urbana, anche perché non c'è necessità. Dentro le città ci sono appartamenti, migliaia di appartamenti, quindi relativi metri cubi di appartamenti invenduti che non si occupano, ma si specula nell'ampliamento delle costruzioni solo per cartolarizzare e fare reddito dal nulla. Quindi, primo punto per quanto riguarda il settore agroalimentare è bloccare il consumo di suolo. La Commissione Ambiente e la Commissione Agricoltura in congiunta alla Camera stanno affrontando la questione. A firma De Rossa c'è la prima proposta di legge del Movimento 5 Stelle in questa materia, che appunto vincola le città con una linea blindata, diciamo così, a non espandersi più se non vi è l'occupazione, diciamo, di tutti i volumi invenduti all'interno della città e se non c'è neanche l'incremento della popolazione, perché è inutile espandersi quando non ce n'è bisogno. Ricordo a questo proposito che comunque l'Italia ha una crescita demografica rispetto alla crescita del paese molto, del mondo, diciamo, molto bassa, che è intorno al 0,3-0,5%, quindi c'è da lavorare e speriamo, ecco, che questa proposta di legge passi, perché ce ne sono altre che in qualche modo vogliono valorizzare, contabilizzare il terreno agricolo, perché basta che paghi di più e te lo diamo. Questo è un principio che non deve passare, perché è importante che noi sapere e pensare al fatto che il suolo, noi ci siamo adesso nel suolo, ma noi ci saranno le generazioni future nel suolo, quindi non possiamo consumare quello che non è nostro, ma che parzialmente in questo momento della nostra vita lo stiamo consumando. Quindi il suolo è delle generazioni future, se noi lo distruggiamo non gli lasciamo niente. E noi ce l'abbiamo, ringraziamo, perché quelli indietro in qualche maniera l'hanno conservato, insomma, bisogna, ecco, non essere troppo egoisti. Poi, ecco, detto questo, io non so quanti sanno, ma la superficie agricola utilizzata in Italia è 12 milioni di ettari, essendo 60 milioni, questo è un discorso che abbiamo fatto in aula al Question Time della settimana passata col ministro Di Girolamo, perché in Veneto, in provincia di Rovigo, è stato autorizzato un impianto fotovoltaico a terra, cosa che è una cosa abominevole per quanto ci riguarda, perché le energie rinnovabili sono importanti, ma si fanno sui tetti i pannelli fotovoltaici, però in terra, 5 MW per 100 ettari. E quindi mi capite che se consumiamo il suolo anche con questa tipo di strategia non ci rimane nulla. Dicevo, tornando a 12 milioni di ettari, noi siamo 60 milioni di abitanti, quindi sono 2000 metri quadrati per uno per vivere, infatti importiamo circa il 40% del cibo. Poi non ci meravigliamo se portiamo schifezze, OGM, eccetera. E qui, ecco, parlando dell'OGM, perché è una questione sempre attuale, noi abbiamo avuto in Commissione Agricoltura ieri e oggi proprio il corpo dei vigili, il corpo forestale dello Stato, sia nazionale che del Friuli, perché diciamo il primo focolaio di diffusione di questo mais OGM, che è il MON 810, perché ricordiamo di OGM ce ne sono varie tipologie, sono classificati, diciamo, con una sigla. A noi ci importa questo perché è stata rilevata una contaminazione del 10% su questo territorio, l'ha detto il corpo forestale dello Stato, da delle analisi che ha fatto, e bisogna stare attenti. Perché il problema degli OGM, questo è diretto, ma noi dobbiamo sapere anche che quasi tutti i mangimi animali sono OGM, perché l'Italia non li produce i mangimi, quasi il 100%, percentuale molto alto, il 90% viene importata, soprattutto soia e mais. Quindi, ecco, in un'ottica di un paese che non vuole OGM, per il consumo umano non li dovrebbe avere neanche per il consumo animale. Però, ecco, per convertire anche l'allevamento zootecnico a poter utilizzare anche mangimi che vengono, diciamo, non OGM, occorre, ecco, una strategia, una pianificazione. E questo, ecco, sono cose strategiche per il paese, invece noi pensiamo a oggetti come la TAP, come gli F-35 e queste cose, alle missioni tra virgolette di pace, quindi queste cose ci danno fastidio e noi in Parlamento combattiamo per questo, insomma, ecco, io non so, ho poco d'altro da aggiungere, poi se ci sono delle domande sono a disposizione. Sei stato esaustivo adesso per le domande, aspettiamo che arrivi il megafono, intanto volevo prendere Airola.